Buongiorno ragazzi, buongiorno, nuovo video finalmente. Oggi posso dire di essere diventato dottore, quindi bene, bene, bene. E dottore, che parolone. E a parte questo, ragazzi, qui è il mio solito finocchio. Finocchio a parte, vi volevo dire che stamattina mi sono già allenato, mi sono alzato tardissimo, ho preso la telecamera, sono corso in palestra, addirittura mi sono lavato qui a casa. Ho fatto un allenamento di petto e gambe. Mi sono ripreso, mi posso allenare, sto bene, solo un po' di febbre, un po' di raffreddore, ma il dolore al collo è guarito. E ora, prima che vi faccio vedere la colazione, che sarà la solita, quindi patate dolci che cuocio al microonde, pollo, una fetta di pane, vi faccio vedere l'allenamento perché ovviamente l'ho ripreso. Quindi, allenamento con commentario, partiamo con gambe. Vi dico brevemente, sarà squat a fondo bulgaro se non erro, delle super serie di leg curl, leg extension e jump squat, poi farò panca piana, panca inclinata e response e un altro super set per il petto e poi ho concluso con niente. Quindi questo allenamento termina così e ci vediamo direttamente con la colazione dopo l'allenamento. Allora ragazzi, partiamo subito con l'allenamento 5x5 di squat. Carico in buffer di 2, cercando il fermo, la massima esplosività e cercando un po' di pulire la tecnica, dato che pecco nella tecnica dello squat. Infatti come vedete nell'ultima ripetizione tendo a fare qualche piccolo errore. Secondo esercizio, a fondo bulgaro. L'ho cominciato a fare da poco, quindi da questo mese, non l'avevo mai fatto. E infatti sto cercando di capire qual è la larghezza giusta delle gambe. E come potete vedere, dopo questi 12 colpi con la gamba sinistra, la gamba destra la porto un pochetto più avanti per aumentare la larghezza e quindi il ROM. Faccio 4x12 più 12 con un minuto di recupero. Cercate di guardare il mio movimento, anche se non è il migliore, e non guardare Roberta mentre fai burpees. Clip ovviamente velocizzata. Dopo l'affondo bulgaro passo ad un super serie con leg curl, leg extension e jump squat. Leg curl sono 12 colpi. Poi passo al leg extension 10 colpi, sempre portati a cedimento più o meno. E poi passiamo al jump squat max, quindi fino a dove riuscite a saltare. Questo si fa sentire abbastanza, ragazzi. Poi panca piana, stessa metodica dello squat, quindi 5x5 cercando il fermo e l'esplosività. E poi aumentiamo il carico e facciamo un 2x2. Come nello squat il recupero è di circa 90 secondi. Il prossimo esercizio sarà una panca inclinata e se vedete la telecamera che si muove non date la colpa a me ma date la colpa al mio amico Agostino che faceva il cameraman. Comunque 12 colpi, panca inclinata, qui il peso è abbastanza leggero perché devo riuscire a controllare bene il movimento senza fare lockout. E dopo i 12 colpi vedete che mi fermo e aspetto 10 secondi circa per il rest pause e poi ristacco e continuo fino al max. Questo è uno dei motivi perché comunque il carico non è esageratamente alto, quindi è molto basso, sono circa 50 kg in totale e cerco il massimo numero di ripetizioni. Infatti ora come potete vedere ho un piccolo momento di fermo perché non ce la facevo più anche in quest'ultima ripetizione. Poi ultimo esercizio, come per le gambe andiamo in super serie con pullover, 12 ripetizioni cercando una espirazione forzata alla fine del movimento. Dopo il pullover andiamo con delle croce cavi a mezzo ROM, vediamo che non chiudo il movimento, cerco una massima tensione e dopo le croci passiamo ad un isometria per il petto con la palla che potete vedere lì a sinistra, con la palla dove cerco di portare il petto in alto e contrarlo
E anche questo ragazzo, ragazzi, se all'inizio non lo sentite, man mano col tempo che riuscite a contrarre il petto, cominciate a sentirlo. Questo è l'allenamento, ragazzi, e ci vediamo con la prossima clip. Allora ragazzi, allenamento avete visto? Ora, per non farvi vedere sempre solo la preparazione della colazione veloce veloce, vi faccio vedere una volta per tutte come faccio le patate dolci. In questo oggi le taglierò a fettine e poi le metterò in microonde. Quindi solida procedura, però facciamolo in modo chiaro. Quindi ve lo spiego passo passo. Ho le patate che vedete sono ancora intere. Ora le andiamo a tagliare a fettine in questo modo qui. Fetta di questo spessore. Poi le andiamo a bucare avanti e dietro. Una volta bucate, ragazzi, ora le andiamo zoom, ora le andiamo a tagliare a listarelle e poi vi farò vedere come le metto in microonde. Quindi le taglio a liste. Ci metto a listarelle, ci metto un po' di carta Scottex sopra, le bagno con l'acqua e le metto in microonde. 4 minuti, controllo e poi magari aggiungo, faccio altri 2 minuti in base a come sono di consistenza. Semplicissimo, vi farò vedere poi il prodotto finito in padella. L'altra parte della mia colazione è circa 40 grammi di pane, perché farò una bruschetta e sopra metterò del pollo, il solito pollo col burro d'arachidi in polvere. Ovviamente, ragazzi, la patata condiamola col sale, che è l'argomento principale di questo video, come mi avete chiesto su Instagram. E ci vediamo col prodotto finito perché io ho fame. Allora, ragazzi, eccole qui, le ho tirate fuori dal microonde. Sono cotte, sopra ho messo già il sale e ora vi ho fatto vedere nuovamente come faccio le patate, dato che comunque ogni giorno mi arrivano domande su Instagram su queste patate, e spero di aver risolto i vostri dubbi. Ci vediamo direttamente alla prossima clip. Allora, ragazzi, eccoci qui, nuova clip, non avete visto il pranzo. Pranzo che è questo qui, ve lo metto qui, i soliti gnocchi che avete visto nello scorso video. Ora, questione sale, me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram, vi do qualche consiglio su come comportarvi col sale e acqua, dato che mi chiedono quanto bevi, quanto sali, dato che vedono sempre il sale da tutte le parti. Allora, io bevo circa 6-7 litri e utilizzo circa 6 grammi di sale totale ogni giorno. Vi dico come mi approccio. Fondamentalmente, in periodo dove non voglio essere minuzioso, non conto ai grammi né carboidrati né proteine e grassi, cioè non sono minuzioso con questi, e anche con sale e acqua, cioè ci possono essere dei giorni in cui bevo 6 litri, giorni in cui ne bevo 7, giorni in cui ne bevo 8, o a volte capita 5. Idem con il sale. Partendo da questo presupposto, ora vi faccio vedere due alimenti. Per farvi capire quel che intendo, i gnocchi che hanno, ve lo dico, 1 grammo di sale, la pasta integrale fresca che ha 0 grammi di sale. Questo per farvi capire una cosa, che io uso 100 grammi di gnocchi, difficile, comunque che io uso 300 grammi di gnocchi o 100 grammi di pasta, la differenza sono 3 grammi di sale ogni giorno. Questo mi fa capire, vi fa capire, far capire che se siete in un regime di diciamo massa, oppure ve la state prendendo con molta calma come faccio io, quindi con molta libertà, variare molto gli alimenti è una strategia che sicuramente aiuta, ma ci fa capire che le variazioni di sale possono essere molto ampie durante il giorno. Per questo vi consiglio di avere un range e di utilizzare sempre quello, sia se utilizzate gli gnocchi, sia se utilizzate la pasta o il riso o qualsiasi altra fonte.
In un contesto invece molto più vicino ad un obiettivo, quindi magari in una fase di definizione dove siamo precisi con tutti i parametri, non vi consiglio di eliminare il sale, quindi di eliminare la fonte di sale aggiunto, ma bensì di dare un occhio maggiore agli alimenti. Passiamo ora a quello che vi interessa di più, ovvero quanto mai io quanto devo bere, quanto sale devo utilizzare. Sale iodato o sale rosa, mi hanno chiesto. Sale iodato o sale rosa, ragazzi, per me sinceramente è indifferente, c'è un tantissimo marketing sul sale rosa dell'Himalaya. In un contesto di dieta normale, sana alimentazione, quindi per la maggior parte dell'anno, io vi consiglio di tracciare l'acqua in base alla vostra massa magra. Quindi fate che pesate 100 kg, ovviamente io lo metto 100 kg perché mi è facile fare le proporzioni oralmente, e fate che siete al 10% di massa grassa, quindi 90 kg. Ora, su quei 90% di massa magra, quindi avete un 10% di massa grassa, su quei 90 kg potete all'incirca calcolare l'acqua. In base a quei 90 kg andrete ad assumere dai 0,8 ai 1 litro di acqua al giorno, quindi arriveremo a circa 8-9 litri. 8-9 litri corrispondono, io gli faccio corrispondere solitamente in linea generale 8 grammi di sale, ovviamente in base a come mangia il soggetto. Ragazzi, io a maggio probabilmente mangerò molto meno gnocchi, molto meno pomodori secchi, molto meno ketchup, man mano con le settimane. Questo perché? Perché voglio controllare tutti i parametri, quindi sale, acqua, fibre, tutti i parametri. Per un mese non mi fa nessun problema, sto benissimo così, e quindi provo questo approccio qui che già ho fatto, e sicuramente aumenterò il sale oltre l'acqua. Quindi perché? Perché al momento sicuramente sono più alto dei 6 grammi perché utilizzo gnocchi. Quindi partiamo da questi presupposti: 1 litro, 0,8, 1 litro ogni 10 kg di massa magra, da lì rapportate con il sale. E altra cosa che vi volevo dire, non fate distinzioni di alimenti, ragazzi, come dicevo prima, se vedete un alimento particolarmente salato, se utilizzate la salsa di soia, allora lì per lì potete fare una variazione, soprattutto utilizzate il buon senso. Io, ragazzi, quando utilizzo i pomodori secchi e il pane in un pasto, è difficile, non vado a mettere altro sale. Cioè, se ho dei fagiolini metto magari un po' di sale lì per renderli buoni, ma se, ragazzi, se ho già qualcosa di salato sopra non vado ad aggiungere altro sale. Quindi sempre buon senso. Ricordate che la pizza, che è l'alimento più buono del mondo, ha molto sale, che gli affettati hanno molto sale, e quindi utilizzate il sale, ragazzi, non eliminatelo mai, è importantissimo per moltissime funzioni: pompa sodio potassio, contrazione muscolare, veramente veramente tante funzioni. Ora, spero che il discorso sale sia chiaro. Per qualsiasi altra domanda scrivetemi qui sotto. Io non so cosa mangerò tra lo spuntino, sto aspettando mio fratello. Avevo previsto delle galette con delle uova, ma ho la bocca salata a proposito di sale e un po' ancora di piccante degli gnocchi, e penso farò un pancake. Ma voi ovviamente vedere il prodotto finito. E volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata oggi da Amazon, un regalo di mio fratello. E mi è arrivata una padella che ho visto dalla mia amica Franca, che trovate sia su YouTube che su Instagram come Angry Franky. E mi è arrivata da Amazon, ora ve la faccio vedere. Però vi dicevo, mi è arrivata rotta. Ora vi faccio vedere. Questo qui è la padella, è il fornetto. Però mi è arrivato, vedete qui, non so se si vede, mi è arrivato rotto. E da qualche problema quando lo vado ad aprire. Quindi, dicevo, vi da qualche problema e ho mandato un'email ad Amazon, sto aspettando la loro risposta e spero di poterla rispedire, in modo che mi mandano una padella nuova. Altrimenti darò questa, che comunque va bene, ma sto sfigato. Io vado a mangiare che ho fame. E ecco qui, ragazzi, alla fine hanno vinto le uova. Ovviamente sale, gallette con cannella, marmellata, burro d'arachidi, infuso. Le uova oggi hanno vinto. Buon appetito a me. Video che chiudo alle ore 22. Ci tenevo a fare questo vlog, a iniziare con un vlog così, quindi un po' cortino, pochi pasti, però ci tenevo a farvi vedere l'allenamento, a che punto ero col programma.
Questa è la seconda settimana del programma che vi ho fatto vedere stamattina. E poi ci tenevo a chiarire la posizione sul sale, quindi vlog un po' corto, non tantissimi contenuti di montaggio, eccetera. Però settimana prossima avrò cambiamenti belli precisi durante la dieta, vi dirò tutto ovviamente. Quindi un timing ben preciso, fibre e acqua, sale molto più accurate. E comunque vedrete tutto. Lunedì sgarro e ovviamente sgarro lei, facciamo un vlog. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.